Ciao a tutti, sono Crysis e oggi siamo tornati su Assassin's Creed Syndicate, siamo con Ivy, andiamo a farci la nostra prima missione. Io non costruirò un omnibus per dei criminali. O lo farete come Bailey. Oppure faremo una visita alla vostra famigliola. Lasciateli stare. Eccoci. Fate i duri con me, forza. Se ne va. Mi serve. Allora, difendi Edward. Era Henry, si difendeva da solo, no, tocca farlo a me. Allora, dai, sportellate. Però io così e do le sportellate a quello mio. Madonna. No, di qua. Ok. Uccidilo. Cosa stai facendo? Esattamente. Intanto ti ho rubato la carrozza, ho sbagliato, dovevo ucciderlo ma non riuscivo a ucciderlo. Quadrato era impossibile premerlo. Proviamo con questo. Salta su. Mamma mia. Oh, bene. Sta tornando? È tornato, è tornato. Ha preso la mia carrozza, lo stronzo. Madonna. Dai cazzo. Ok. Piano, dai, non ti preoccupare. Siamo arrivati, guido io. Ehi, madonna. Fermo. Porca troia. Oh, finalmente. È tanto difficile. Fermati per cazzo di cavallo. Raggiungi la fabbrica degli omnibus. Signor Edward, sono Ivy Fry, piacere. Le sto salvando la vita. Tranquillo, c'è Ivy Fry. Ok, ci siamo. Allora, questo è il posto. Tu resta qui, nasconditi, fa quello che ti pare. Vado, aia. Madonna. Perché? Perché? Ah, ok. Questo sarà stato uno del fischio. Madonna, è minaccioso il fischio. In questo caso sì. Ok, siamo dentro. È pieno di... È pieno. Allora, devo trovare un modo per entrare. Questo non è molto... L'entrata più... Più sicura, ecco, magari. Trovassi una finestra in alto. Ok, vediamo un po'. Lì tanto c'è... Uno che controlla. La uccido subito perché tanto romperà le palle. E c'è una porta. Oh. Vediamo anche questo, potrebbe essere utile. Ed entriamo. C'è un tizio. Il solito tizio ciccione. Sì, sono sicuro di aver sentito qualcosa. Vabbè, l'idiozia. Olè. Bene, stronzo. Stavolta non se ne accorti niente, meno male. Allora, poi c'è quest'altro disgraziato e anche lui morirà. Caccio. Cazzotto nelle palle. Già steso. Allora, laggiù c'è il transettone. Tiro nel capo. Headshot. Tu non hai visto niente. Madonna, non è morto. Non hai visto niente. Lì c'è il tizio, devo rubarle qualcosa. Io lo uccido, faccio prima. Chi è? L'ho chiappata alla gola, non si è accorto di niente, è rimasto sempre lì fermo, impassibile, con le mani in tasca. Ok, deprediamolo. Non lasciare uscire il bersaglio. È morto. Quindi abbiamo già finito. Possiamo soltanto fuggire di qui. Lì ci stanno vedendo. Allora, o esco come ho fatto prima. Maledetto ciccione del cazzo. Mi ha visto, via. Adesso devo morire. È il transettone maledetto. E vai. No, sotto no, ho sbagliato di brutto. Via. Ok, madonna. Ma lei era di spalle. Cos'è quel cazzo di rampino? Perché non usi il rampino? Usa il rampino. Niente.
Vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Perché non ci sono cavalli a questa carrozza? Coppa. Allora, hai rotto coglioni, mi sedia sempre di... Cognetto, ermoso, sì. Oh. Basta. Vai sul tetto e foggia da questi idioti. Ce la faremo a fuggire? Oh, finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Riporta al latte. Ok, ci siamo. Abbiamo quasi finito, finalmente. Missione più assurda, inutile. Cioè, con i dovrei essere più furtivo. Invece faccio l'assassino allo stesso modo, quindi... Non è che l'assassino è diverso da quell'altro. È proprio colpa mia, sono proprio duro. Signore, gli riporto. Adesso mi serve a me. Non si preoccupi, devo fare questi 100 metri perché sono un lavativo bidellone. Non voglio camminare. Siamo arrivati. Oh, finalmente. Basta. Hanno afferrato il messaggio. Voi chi siete? La vostra famiglia è al sicuro. Oh, siete una forza della natura. I membri fondatori della London General Omnibus Company. Sono brava gente. Si spera, guarda che faccia. I nostri omnibus circoleranno presto. Grazie, Miss Fry. Di niente. Piacere è tutto mio. Ho fatto volentieri questo lavoro. E ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Allora, credo che dobbiamo andare alla banca. Quindi credo sia con Jacob la missione. Un penny falso, sicuramente. Dai, andiamo ad uccidere. Ok, siamo arrivati. Siamo con Jacob. Già sistemato tutto quanto. Andiamo fino in cima. Sicuramente dobbiamo andare a uccidere questo Two Penny, il banchiere. Intanto abbiamo qui Freddy. Ok, abbiamo anche per lui vestito da maestro assassino. Eccoci qua. Buongiorno. Beh, novità. Una buona giornata per uccidere. Come puoi vedere, tutti noi della famiglia Aberlein abbiamo una robusta costituzione. È Two Penny a rapinare la banca. Vai attraverso, attenzione. Il governatore della banca. Ora ho bisogno di sedermi. Adesso non c'è tempo, quel bastardo sarà già nel cavò. Come andiamo, dobbiamo andare. Non voglio saperlo. Certamente. Tranquillo. Tu fidati di me. Posso entrare lì dentro. Magari una mano. Sendo tu sei un poliziotto, magari puoi dirmi qualcosa. La banca è progettata per proteggere le allora. Aure inglesi. È una fortezza tenuta sotto chiave. Niente, fuori dalla mia portata. Allora, il direttore ci dà l'opportunità di furtività. All'accesso al cavò. Ovviamente dovrò rapirlo. Guardiano ci dà l'assistenza. Pronto come un falco. Se ti vede, la bloccherà subito. Il capo delle guardie, Gus Howard. Ok, lui ci darà un assassino speciale. Beh, come va, non lo so. Ti prego, un po' di discrezione. È lui. Solo modo di incastrare Two Penny e il banchiere Philip Two Penny. Che tu prenda rischi. Baffo d'oro morirà. Sorprese. Questa è la banca d'Inghilterra. Se ti trovassi nei guai sarò nell'atrio. Camuffato. La vecchietta? Guarda, l'uomo più ridicolo che troverò sarà lui sicuramente. Assassina Philip Two Penny. Ok, allora abbiamo opportunità di furtività, uccisione speciale, opportunità di assistenza. Cerchiamo di farle tutte, ma non so se ci riesco. Ah, intanto siamo lontanissimi. Andiamo. Allora, con te cosa devo fare? Tu sei il capo della sicurezza. Rapisci il capo della sicurezza, sblocca l'uccisione speciale. Ok, se rapisco lui, blocco l'uccisione. Qui c'è un punto d'accesso. Perfetto. Bene, siamo già dentro. Ok. Eccoti qua. Eccoti qua. Benone. Pietà! Ho famiglia! È nel cavò!
a guardare i suoi dipinti. Capisci il capo della sicurezza, trova il... Allora, trova il passaggio segreto, lui sta nel cavo, cosa gli facciamo adesso a questo amico? Lo stordiamo. Almeno non parlerà, però almeno un po'. Piano, 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 piano. Io dovrei passare di lì. Cazzo ce la fa. Di qua forse? No. Allora, devo uscire a rapire quell'essere. Se riesco a passare di lì forse è più vicino. Riesci a uscire. Vediamo un po' se questo magari mi torna meglio. Sempre ci riesco a... ok. Cosa devo fare con te? Al volo, al volo. Riesci il direttore da banca, ok. Con te... posso andare dentro. Che cosa dovrei fare? Ok, ce l'avevo fatta. Tour privato nel cavò. Ragazzi, aprite la porta subito. Perdi qua, signore. I registri. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora, tu, amico mio, adesso vai un po' al fresco, a sonnecchiare un pochino. Va bene. Allora, ti prendo. E poi ti metto qua dentro, se nessuno ti vede. E tutto a posto, come se non fosse successo niente. Tranquillo. Noi adesso continuiamo la nostra strada per di qua. Allora, c'è un'altra guardia. Ok. E ora sono qua. Bene, 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 bene. Ok, tu Penny, se quando passerai di qui... Se passerai di qui... Io ti ucciderò volentieri. Allora. Ok. Ok. Sì. Oh. Tu Penny, what's that? Hai rubato qualcosa da raccontarmi adesso? Quelle bestie sprecano i risparmi. Noi li sappiamo investire. Tu sei uno stronzo. Eri uno stronzo. Eri. Assolutamente niente sorgerà dal fango senza noi a guidare, a plasmare il futuro. E tra parola magia, plasmare, è proprio una parola che odio. La città è loro, non vostra. No, diglielo, Fry. Senza gli investimenti non ci sarebbe nessuna città. E senza di voi ci sarà libertà. Una città. Libera. Andy, barbone. pulisci la bava, questo vecchio. Adesso dobbiamo fuggire, siamo fottuti. In mezzo alla gente più tosta di Londra. Ma cazzo faccio, dove scappo? A caso, devo scappare a caso. Aspetta, forse nessuno si è accorto. Ma è possibile? Io devo passare di qua. Ah, mi hanno riconosciuto. Fra madonna. Perché devo andare via? Quanto guarda oro c'è qua. Guarda quanto oro. Allora, non c'è verso, non posso fuggire. Allora, usiamo le nostre bombe nuove. Ah, io tanto ho le stivali gommosi. Si sono buggati. Che sta succedendo? Si erano buggati, tipo così, guardavano a caso. Li uccido a tutti. Tutti quanti siete, sta sulle palle, madonna. Non mi fate usare l'ascensore? Non mi fate usare l'ascensore, maledetti. E tu? Basta. È finita, non te l'hai detto con sti. Oh, fuggi dalla zona, sì.
Ah, no, forse dovevo... Che idiota. Posso portarmi via un po' d'oro? No, Ok, siamo fuori. Questo muore. Quest'altro lo lascio in pace perché mi ha rotto coglioni. Il ciccione di merda mangia panini. Porca puttana. Allora usa quel cazzo di rampino e lavati dalle palle, ok? Non è difficile, non è difficile. Vai, lancio lungo. Fuori. Diventa anonimo, non c'è problema, mi metto qui dietro a questa parete. E siamo a posto. Ah, a posto. Abbiamo ucciso il banchiere. Starek sarà ancora più felice. Cioè, vedevo un po' il volto. Arrestateli! Per aver osato derubare la gente di Londra. Bene. Il nostro amico Freddy ci sta aiutando alla grande. La Banca d'Inghilterra è chiusa fino a nuovo ordine. Basta. Nessuno vi tira soldi. Banca chiusa. Ah, vedi? Ah, posto. Trova il passaggio segreto. Non l'abbiamo fatto e sono un duro, ma va benissimo così. Abbiamo ucciso il prossimo della lista. Vediamo se adesso fanno vedere il video di Starrick, magari. La nostra valuta, ecco, Starrick. L'inflazione galoppa. Two Penny è stato ucciso. E il Parlamento non fa nulla. L'atto non passerà, signore. È incazzatissimo. Quel buffone di Disraeli è condannato. Ve lo assicuro sul mio... Disraeli, chi è? Il vostro onore conta poco. Come osate, signore? La gente di questa città ha sofferto troppo. Oggi ho dato un aumento ai miei operai per contrastare l'inflazione. Cosa? Rifornirei l'intera Londra se potessi. Intanto voi sedete al club a filosofare di conti e di promesse che il vostro... Cosa fa la finaccia? Questo muore. Può pagare. La vostra borsa, invece. Mi chiedo quanto pagherebbero per occultare la vostra storia. Almeno quanto Disraeli offrirebbe. Occhio, amico. Per le vostre palle, suppongo. Ma siamo logici. Perché dovrei limitarmi a uno o l'altro quando posso avere tutto? Che ne dite? Questo comunque è veramente tosto. Dovrei riscuotere uno cioè persone templari del gioco. Tutti i giochi di Assassin's Creed con le palle, veramente. Il Parlamento deve tornare a governare. Meno delirante di tutti gli altri, veramente. A volte mette un po' paura anche. Non vedo l'ora di arrivare a uno scontro diretto con lui. Che credo sarà interessante. E anche questa sequenza è stata conclusa. Altra X segnata su un'altra foto. E rimane soltanto... Dunque abbiamo 1, 2 più Starrick. Siamo quasi alla fine, abbiamo quasi ucciso tutti. Sequenza 7, in politica tutto è lecito. Jacob e Ivy hanno ucciso due agenti di Crawford, Two Penny e Lucy, ma i templari sono ancora forti. Bisogna uccidere il primo ministro. Ivy è ancora alla ricerca del signore dell'Eden, va bene. Pure sconfitto si torna e prende una piega drammatica. Ok, siamo nei casini, è successo qualcosa. Cosa sarà successo? Eccoci qua. Uomini pronti. Agiamo domani. La morte di Disraeli fermerà il corrado. Ok, credo che Disraeli sia questo politico corrotto. Politico, tutti sono corrotti, ma insomma. Così Starrick. Il signor B. Devo entrare nel Sinopian Club e scoprire chi è B. Si cauto con i parlamentari. Oh, sì. Lo sono sempre. La tua influenza alla Banca d'Inghilterra ha fatto quasi crollare la sterling. Quasi è la parola giusta. A questo riguardo, che ne è della chiave che non apre quasi nulla? Ecco, esaminando. Cerca di fare qualcosa. Dov'è questa chiave? Servirà a qualcosa? Dov'è questa cripta? Prima della scoperta anche Crawford, magari. Prossima sequenza, dovremmo uccidere questo Disraeli, probabilmente, credo. Siamo quasi alla fine del gioco, stiamo ancora avvicinando a Starrick, abbiamo ottenuto 4 punti di abilità, faccio la prossima volta. Concludo qua il video, se vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace qua sotto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo gameplay, ciao a tutti ragazzi!